Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua perché finalmente sono riuscita a registrare l'home tour dell'appartamento in cui sono in vacanza in Liguria, perché se lo chiedesse sono ad Albenga e qui intravedete già la porta d'ingresso. Prima di iniziare il video vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram e su TikTok, mi trovate sempre come Alice Latte trattino basso e ora iniziamo subito il video. Ecco, come vi ho detto, questa è la porta d'ingresso. Qua c'è il citofono, lo spioncino, questa bellissima carta da parati che c'è un po' dappertutto. Qui c'è un poggia non so cosa, un termosifone che ovviamente non abbiamo usato. E poi arriva, diciamo, la parte del salotto. Da questa parte troviamo questi mobili, sì, è arredata molto all'antica, con tutti questi quadri. Poi abbiamo questo portacose che non abbiamo mai utilizzato, questa cassettiera. E se ci giriamo da qua, scusate per la luce, ma questo abbiamo. C'è l'ombrellone, il mio asciugamano. Ve l'ho lasciato tutta così, come viene, viene. Vissuta, anche perché questo è l'ultimo giorno intero che facciamo qui, quindi insomma è proprio vissuta. Quindi abbiamo questo divano, un'altra poltroncina. Un'altra portoncina, un'altra e altri due puff. E poi c'è questo letto perché in realtà questa casa era abitabile da 5 persone circa. Sul sito dicevano 7, ma secondo me è un 5 perché non capiamo dove sono gli altri letti. Comunque, quindi qua c'è un letto in più che però non abbiamo usato. Poi spostandoci da qua arriviamo e voilà, questo è il panorama al balcone, è lunghissimo, arriva fino a sotto la cucina, cioè è proprio lunghissimo. Niente, un balcone semplicissimo, l'abbiamo solo trovato un po'. Qua abbiamo appeso gli asciugamani, abbiamo trovato solo un po' l'ercio, diciamo che ci sono tutte queste cose nei vasi. E questo vaso usato come posacenere. Però, e qua è l'altra parte del balcone, solo che c'è questa cosa qua, quindi non ci posso andare. Però da qua poi dalla cucina che vi farò vedere. Poi girandosi verso destra arriviamo in questo lunghissimo corridoio. Con sempre questa parte carta da parati che puoi veramente farmi notare perché è veramente splendida, un bijou. Abbiamo vari quadri, qua ci sono io riflessa, hey hey, altri quadri, un portaombrelli, una piantina con delle candele, it's me. Questo comò, questo mi piace perché ha lo specchio proprio bello ampio con queste candele. Questo è carino, diciamo che invece la carta da parati e la tenda, eccola, non mi fanno proprio impazzire. Però poi su questo corridoio la prima porta che troviamo a destra è zan zan zan, uno sgabuzzino. Bene, niente di che. Poi invece se ci giriamo qua a sinistra c'è il bagno, che ora magari vi accendo la luce. Sì, è proprio così come lo utilizziamo, c'è anche questo specchio che ora diventerà illuminato. Qua mettiamo gli asciugamani, qua c'è un lavandino, qua la vasca con la doccia, che però noi la usiamo con le ciabatte perché insomma non ci ispira tanto. Si può appendere anche il doccino lì, la tenda classica. Poi c'è sì, lavastoviglie, una lavatrice che non abbiamo mai utilizzato, il cestino, i fazzoletti, il WC, insomma un bagno normalissimo. Tra l'altro ho provato questi prodotti qua, questi qua di Garnier, sia shampoo che balsamo, e mi ci trovo benissimo. Non sono sponsorizzati né niente, ma mi ci trovo proprio bene. Poi questa è la porta del bagno, andando avanti abbiamo questo mobile in cui ci sono un po' di libri, sempre molto antico, con queste antenne al fondo, un vaso, altri quadri. E qua a sinistra troviamo la cucina, che cercherò di farvi vedere senza inquadrare la faccia della mia amica. Comunque qua c'è la cucina classica, che non abbiamo mai utilizzato in realtà. Qua ci sarebbero i fornelli, solamente che non volevamo utilizzare le pentole perché ci sembravano un po' così, un po' usate, diciamo. E niente, avevamo bisogno del forno, ma questo qua era rotto e quindi ci hanno portato questo fornetto. Qua c'è un classico tavolo dove la mia amica si sta preparando da mangiare. E poi ci sono sempre questi mobili un po' tutti così. Sembra l'antica, con questi vari vasi, non so quante volte ho detto l'antica, con questi piatti appesi al muro, una TV, ventilatore salvezza, un bellissimo stereo nuovissimo. Poi vabbè, qua abbiamo appoggiato tutte le nostre cose, bicchieri, pane, eccetera. E come vi dicevo, da questa parte si accede all'altra parte del balcone. Eccolo qua. E no, non si vede assolutamente il mare perché siamo a un quarto d'ora a piedi dal mare. Comunque questa è la visuale che abbiamo. Niente di
di malvagio, da laggiù si vedono anche le montagne. Qua c'è un armadietto, poi il mocio è la scopa, qua lasciamo i costumi. E poi qua penso sia sì, la caldaia, ma non mi oso ad aprirla. Quindi qui c'è la porta da cucina con il cestino e da questa parte del corridoio non c'è la carta apparati, beh c'è un bellissimo lampadario, ma ci sono tutta questa parte di mobilio enorme che non abbiamo aperto, ma non penso ci sia niente di che dentro. Vediamo se riusciamo a scoprirlo insieme. Ok, ci sono dei vestiti che non sono nostri, ovviamente. Bene. E poi andando avanti. Questa porta alla destra, indovinate cosa c'è? Uno sgabuzzino a cui non funziona nemmeno la luce. Perfetto, non l'avevo neanche mai aperto. Poi, proseguendo dritto, e da qua ci sono le due camere, sì, casino a parte. Questa è la camera più grande ed è quella che per stanotte ho usato solo io perché la mia amica si è stufata di stare qua perché mi muovo di notte. Vabbè, qua c'è il letto che ovviamente non faccio, la mia borsa con questo comodino, lo zaino che uso. Comodino con uno specchietto, tiri tiri, un altro specchio enorme, il computer, altre cose, occhiali, trucchi, tachipirine, un asciugamano a caso e questo è il mobile. Però mi piace un sacco questo specchio, guardate anche il lampadario, quanto bello. Beh, si accendono poche luci, in realtà tipo solo due, però poi abbiamo questo TV modello 2020. Molto fine, sottile e funzionante, eccolo. Con questo mobile, con le mie scarpe, quello un lettore DVD, penso. Qua c'è la mia valigia. Poi qua c'è questo grande armadio con altri specchi. È pieno di specchi sta stanza, c'è un altro lì. Cioè, veramente pieno. Però questi armadi mi piacciono molto. È la carta apparati che mi lascia sconvolta. Poi dall'altro lato c'è un altro comodino con lo specchietto uguale a quello che vi ho fatto vedere prima. Da qua c'è l'altro specchio che vi dicevo, cioè praticamente tu ti metti in questa stanza, non so, ti giri, specchi, 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 ancora specchi. Dai, vabbè. E vabbè, il pavimento è fatto così. Poi c'è questa finestrella con questo panorama, dove si vedono ancora meglio le montagne. E niente, ecco qua. Ora vi racconto un attimo cos'è successo. Vi ho appoggiato uno dei mille specchi per raccontarvi cosa è successo e come mai non uscirà un vlog della vacanza. Allora, praticamente da quando siamo arrivati abbiamo avuto un po' di problemi con questa casa che abbiamo trovato su Booking e su Booking c'erano scritte che determinate cose c'erano, ma poi in realtà noi siamo arrivate e non c'erano, ci servivano, insomma, abbiamo dovuto fare mille chiamate, eccetera. Ad esempio, già dal primo giorno avevamo il lavandino del bagno che vi ho fatto vedere rotto, proprio il tubo era staccato, quindi noi dovevamo lavarci dentro. In cucina, insomma, un casino. È venuto l'idraulico per i primi 3 giorni, 2 volte al giorno, una cosa così. Finalmente al terzo giorno, tipo per ora di pranzo, ci ha finalmente risolto il problema perché era un po' scomodo, onestamente, non avere nemmeno il lavandino in bagno. E poi noi avevamo letto che c'era il wifi e non c'era il wifi, cosa che a me soprattutto serve. La mia amica poteva anche farne a meno, però a me per caricare i video su YouTube, diciamo che mi serviva. E niente, ho un po' discusso col proprietario di casa, lui diceva che non era colpa sua, che dovevamo prendercela con Booking. Blah, 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 blah. Alla fine, il terzo giorno, la sera del terzo giorno, ci ha portato finalmente una chiavetta, e praticamente di quelle che si mettono alla presa dove c'è la chiavetta, vabbè, una saponetta con la chiavetta con 100 giga di internet, non va velocissima, però meglio di niente, e quindi l'abbiamo risolta così. Comunque, io non ve la consiglierei, in caso la vedeste su Booking, non ve la consiglio perché abbiamo avuto veramente tanti problemi. Poi la casa è veramente vecchia, quindi cioè, ci sono delle cose sporche, vestiti lasciati in giro così, insomma, non è delle migliori, però diciamo che non avendo un budget super alto, va più che bene. E boh, per fortuna ci hanno risolto tutto. Spero che la mia casettina, ormai l'ultimo giorno della mia casettina, vi sia piaciuta. Quindi mi dispiace che non sono usciti i vlog, ma con tutti questi casini, chiamate varie, eccetera, non mi sembrava proprio il caso di filmare, farvi vedere me incazzata che chiamavo, arrabbiatissima che non c'era il wifi. Poi non sapevo neanche se sarei riuscita a caricarvelo il video. Già il video della valigia, io non avevo chiesto del wifi e in pratica l'ho dovuto caricare poi con l'internet del mio telefono. Quindi potete capire quanto ci abbia messo, cioè proprio un'eternità.
E bom, io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere voi dove siete andati in vacanza, se vi è piaciuta la casa, se ne avreste scelto un'altra, se vi fanno impressione tutti questi specchi oppure no. E noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Mi raccomando, iscriviti al canale, lasciatemi un like e un commentino. Ciao! Questa invece è l'altra camera che vi faccio vedere velocemente per non violare la privacy della mia amica, comunque velocissima. Eccola qua, con questo mobile, finestra. Comodino classico, letto e boh, io direi che è sufficiente.